Salve, sono Marty Staffer. Nel corso dei secoli, gli animali hanno sviluppato meccanismi di difesa che danno loro la possibilità di sopravvivere in diversi ambienti. Un tipico esempio è certamente rappresentato da un goffo mammifero, il porcospino. Il lento e impacciato porcospino è famoso in tutto il mondo principalmente per una cosa, i suoi aculei. Questi grossi peli, ruvidi e acuminati, costituiscono un'eccellente arma di difesa. Il porcospino può avere anche 30.000 aculei. Una volta conficcato nella carne, un aculeo penetra sempre più in profondità ed è quindi estremamente importante rimuoverlo immediatamente. Il porcospino è uno dei più grandi roditori americani, è più piccolo soltanto del castoro. Questo mammifero vegetariano è noto soprattutto per i suoi terribili e dolorosi aculei, ma vale la pena di dargli un'occhiata un po' più da vicino. Tutti vedrete che si tratta di un animale molto interessante, ed ecco a voi lo spinoso porcospino. Il porcospino è stato oggetto di controversie da quando noi uomini abbiamo cominciato ad occupare il suo habitat boschivo. Nonostante il suo aspetto minaccioso, è un animale innocuo. Si limita ad usare gli aculei a scopo difensivo e si serve dei suoi affilatissimi denti soltanto per tranciare i vegetali di cui si nutre. Ancora oggi il porcospino è mal visto da molti, non solo perché può danneggiare gli alberi, ma anche perché rosicchia guanti, scarpe, pagaie, calci di fucile, copertoni e manici di scure. Il porcospino non è intenzionalmente distruttivo, cerca semplicemente di localizzare una fonte di sodio. Il manico di quest'ascia, ancora impregnato di sudore umano, fa al caso suo. La corteccia degli alberi, le foglie e le piante che il porcospino ingerisce contengono un'enorme quantità di potassio. Il porcospino, per liberarsi del potassio in eccesso, lo espelle come sodio attraverso i reni. Il desiderio di sodio è particolarmente intenso nelle femmine gravide e in quelle che stanno allattando e può palesarsi in comportamenti molto rischiosi. Questa femmina di porcospino sta sfidando il predatore più pericoloso, l'essere umano. Il porcospino ebbe origine nell'America del Sud e arrivò al nord attraversando il ponte di terra di Panama quando 3 milioni di anni fa emerse e collegò i due continenti. Si stabilì nelle vaste foreste dell'America del Nord e ora è diffuso ovunque. Per 2 milioni di anni queste foreste e il porcospino si sono evoluti assieme, trovando ognuno le soluzioni che garantissero la propria sopravvivenza. Nelle foreste del Wisconsin settentrionale è da poco iniziato l'autunno
La stagione in cui i giovani maschi cominciano ad ingrassare per prepararsi all'inverno. Un'altra creatura della foresta guarda interessata. Il gufo reale preda occasionalmente i porcospini, soprattutto i piccoli. Ma oggi il porcospino, abitualmente passivo, decide di rovesciare la situazione a danno dell'astuto cacciatore. I gufi reali, quando si azzuffano con i porcospini, ne escono spesso malconci. Ne sono stati trovati alcuni con centinaia di aculei conficcati nel corpo. I normali colori del porcospino includono sfumature giallastre, rossastre, marroni e nere. Il bianco è molto insolito. Questo maschio adulto non è un albino. Ha infatti gli occhi e il naso neri. A parte il colore particolare, è un porcospino comune. I circa 30.000 aculei acuminati sono più fitti intorno al collo e sulla parte posteriore del dorso. Possono esserci fino a 150 aculei in 3 centimetri quadrati. I porcospini sono roditori solitari, anche se non sono rari i casi di maschi che dividono il territorio e persino la corteccia di uno stesso albero. Ma quando si avvicina la stagione della riproduzione, diventano frequenti le lotte per la supremazia. Gli aculei del porcospino si staccano assai facilmente, appena si verifica un contatto. Il porcospino bianco è il più vecchio dei due ed è quindi molto più esperto. Al momento giusto volta il suo spinoso posteriore verso la parte più vulnerabile del suo avversario, e cioè il muso. Contrariamente alle credenze popolari, gli aculei non sono velenosi. Sono infatti ricoperti da acidi grassi che agiscono da antibiotici topici, una sorta di polizza d'assicurazione del porcospino contro le infezioni causate dalla sua stessa arma. Fortunatamente il porcospino riesce ad estrarre gli aculei con notevole facilità.
indigeni d'America avevano un grande rispetto per tutti gli animali, compreso il porcospino. Usando i suoi aculei, le donne creavano splendidi disegni su vestiti, scudi, cesti e praticamente su ogni cosa che potessero forare con i loro primitivi punteruoli d'osso. Gli aculei erano inoltre una preziosa merce di scambio, una forma di moneta che le tribù dei boschi usavano spesso nei baratti con i vicini delle grandi pianure. Grandi quantità di lavori fatti con gli aculei furono prodotti da tribù che non vivevano in territori abitati dal porcospino. Fino al 1840 le decorazioni di aculei, una forma artistica creata dagli ingegnosi indigeni del Nord America, costituirono il principale metodo di ornamento. Sia il porcospino maschio che quello femmina hanno due ghiandole odorifere ben sviluppate vicino alla base della coda. Con l'avvicinarsi del periodo della riproduzione, il giovane maschio delimita il territorio con forti odori nel tentativo di imporre il suo dominio. I porcospini raggiungono la maturità sessuale a circa un anno e mezzo e possono vivere fino ad oltre 10 anni. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, non superano i 5 anni di vita. Questi grossi roditori hanno un'andatura piuttosto lenta. Durante l'epoca dei pionieri erano spesso preda di uomini affamati. Proprio per questa ragione, fino a poco tempo fa, alcuni stati avevano leggi che proteggevano i porcospini. Durante gli inverni molto freddi, il porcospino era l'unica fonte di nutrimento per le tribù indigene. I porcospini hanno la vista debole, tranne che a distanza ravvicinata, ma il loro olfatto è eccellente. Il giovane maschio sente l'odore emanato dalla femmina e in particolare quello della sua mucosa vaginale misto a quello dell'urina. Il maschio inizia il rituale del corteggiamento con una specie di danza, dondolandosi sulle zampe posteriori. Per il gran finale, il maschio bagna la femmina con una doccia di urina. Alcuni testimoni di questo bizzarro rituale affermano che un getto potente può superare il metro e mezzo. Se la femmina è sessualmente reattiva, la doccia d'urina agisce come stimolante. Se non lo è, il corteggiamento non avrà seguito. Questo giovane maschio impaziente ed inesperto commette un grande errore gettandosi sulla femmina. Come si può immaginare, una femmina di porcospino non può essere costretta con la forza a fare ciò che non vuole. Più maschi possono tenere d'occhio la stessa femmina finché essa è disponibile all'accoppiamento. In questo periodo non sono rare le lotte tra pretendenti. Un ricercatore contò quasi 1500 aculei persi in un'unica violenta battaglia. Thank you.
Gli inverni nelle foreste del Wisconsin settentrionale sono duri per tutti gli animali che, come il porcospino, non migrano e non vanno in letargo. La sua dieta invernale, costituita da corteccia ed aghi di pino, contiene meno del 2-3% di proteine grezze e molti meno composti energetici rispetto alle noci e alle mele di cui si nutre in autunno. Il coyote, un cacciatore opportunista, è alla ricerca di un animale indebolito dalla fame. Durante l'inverno il porcospino limita il suo territorio ad una zona piuttosto ristretta. Le sue urine e le sue feci sono quindi concentrate. I piccoli rami strappati sporcano il terreno e i tronchi d'albero portano i morsi e l'odore del grande roditore. Queste condizioni sono estremamente vantaggiose per un cacciatore intelligente come il coyote. Il giovane maschio intima al coyote di indietreggiare battendo i denti e rizzando gli aculei. Il coyote non tiene conto dell'avvertimento e si imbatte in un ben calibrato gancio sinistro. A questo punto la lotta è finita. Un muso pieno di aculei può risultare fatale se impedisce alla vittima di mangiare. D'altro canto, il rivestimento antibiotico degli aculei generalmente limita i rischi di infezione. Ad un esame microscopico, la punta di un aculeo appare come una massa di schegge sovrapposte. Entra facilmente, ma esce con grande difficoltà. Una volta conficcato nella carne, l'aculeo si espande ed ostacola le contrazioni muscolari della vittima. Alcuni esperti sostengono che può penetrare nella carne di 3 cm al giorno. I porcospini non fanno alcuna distinzione per quanto riguarda le loro vittime. Sono stati ritrovati aculei su orsi polari, cani, mucche e addirittura su una trota. L'inverno ha allentato la sua morsa nel Wisconsin settentrionale. La primavera è ormai alle porte. Nonostante abbia perso molto peso, il giovane maschio ritornerà velocemente in perfetta forma. La dieta, costituita da vari tipi di foglie, contiene più proteine grezze della maggior parte dei nostri cereali preferiti. Ma il pericolo è dietro l'angolo. La principale minaccia del porcospino è vicina. Anche il ben armato porcospino ha il suo tallone di Achille. Si tratta dell'agile martora. La sua preda principale è la lepre delle nevi.
La martora è l'unico predatore che può uccidere un porco spino senza ferirsi in modo grave. Normalmente caccia spostandosi velocemente a zigzag per vasti territori. Quando caccia il porco spino, percorre una linea quasi retta verso la sua tana, a meno che non sia così fortunata da trovare impronte fresche nella neve che si sta sciogliendo. Roditore, il topo campagnolo, viene praticamente cacciato dalla sua tana dal grosso cugino spinoso. Dopo un breve fuori programma, la martora riprende ad inseguire il porco spino. Non uccide il porco spino rovesciandolo sul dorso, come molti credono, ma mordendogli il vulnerabile muso grazie alla sua straordinaria velocità. Non potendo fuggire, il giovane porco spino ripara saggiamente il muso verso l'albero. La giovane martora sopravviverà a questa dura lezione. Secondo alcuni, la martora soffre meno gli aculei di qualsiasi altro predatore. Quasi scomparsa dagli Stati Uniti per le trappole, il disboscamento e gli insediamenti umani, la martora è stata recentemente reintrodotta in molte zone, nella speranza di ridurre drasticamente la popolazione di porcospini. Oltre ai roditori, questo agile carnivoro attacca anche gli erbivori e varie specie di uccelli. La primavera sta dolcemente volgendo in estate e la foresta risuona di nuova vita. Dopo il lungo periodo di gestazione di 7 mesi, una madre ha dato alla luce una piccola ma ben sviluppata femmina di porcospino. I suoi aculei lunghi 2,5 centimetri restano morbidi solo per 30 minuti. Poi si induriscono definitivamente. Il piccolo impara a camminare 2 giorni dopo la nascita e dipende dal latte materno solo per pochi mesi. Entro l'autunno, il giovane porcospino sarà del tutto indipendente, pronto a prendere il suo posto nei grandi boschi del nord. Molti anni fa, quando i boschi ricoprivano vaste zone dell'America, era decisamente più evidente il ruolo che il nostro amico porcospino ricopriva per mantenere sana la foresta. Gli alberi che il porcospino abbandonava finivano fatalmente per morire, ma le loro confortevoli tane, frutto del lavoro di questo paziente animale, non restavano vuote, ma diventavano caldo rifugio per innumerevoli altre specie che vi si insediavano.
Oggi noi uomini rischiamo spesso di stravolgere il delicato equilibrio delle nostre foreste, dimenticando quanto sia importante, se non assolutamente necessario, mantenere sano questo habitat. Come avete potuto constatare da questo filmato, un importante contributo in tal senso viene fornito da quel piccolo e strano animale che risponde al nome di porco spino. Sono Marty Stauffer e vi do appuntamento al prossimo episodio di Wild America. Thank you.